lo fa lei. Dell'ambasciata, grazie a te. Buongiorno, benvenuti. Sono Paolo Fallai, Presidente della Biblioteca di Roma, e ho l'onore di darvi il benvenuto in questa mattinata dedicata a uno dei premi letterari più importanti del mondo. A questo tavolo abbiamo la giuria del premio Formentor, a cominciare dal Presidente Basilio Baltasar, Vice Sindaco e Assessore alla Crescita Culturale Luca Bergamo, e siamo molto molto emozionati nel partecipare a questa, io sono molto emozionato nel partecipare a una cerimonia come questa del premio Formentor, perché la sua storia e la sua vocazione ci ricordano alcuni concetti fondamentali che faremmo molto male a dimenticare. Il primo riguarda il ruolo della letteratura, che è il modo più alto concepito dall'uomo per indagare la complessità della sua esistenza. Ben arrivata Raffaella. Il secondo è il ruolo culturale degli editori, protagonisti della nascita stessa di questo premio, come paladini di una difficile trincea culturale che in ogni momento, da decenni, deve combattere la mercificazione dei libri come semplici prodotti, o il tentativo di ridurre il loro ruolo ad attori dell'industria dell'intrattenimento. Il terzo motivo riguarda il ruolo di guida culturale che l'Europa non può dimenticare, perché è la natura stessa della sua esistenza e di un periodo di pace e di collaborazione fra i suoi popoli che non ha precedenti nella storia. L'ultimo motivo ci riguarda tutti come lettori, frequentatori di biblioteche, librerie o semplici lettori. I grandi premi letterari sono ciambelle di salvataggio contro l'omologazione dei grandi numeri. Secondo gli ultimi dati UNESCO disponibili, riferiti al 2017, in 123 paesi del mondo sono circa 2,2 milioni di libri pubblicati ogni anno. Sono più di 6.000 al giorno, 251 ogni ora, più di 4 al minuto. Questa è la grande disponibilità che abbiamo, ma è anche un grande pericolo. I libri non sono merce e non tutti i libri sono uguali. Oggi più che mai, di fronte a questa straordinaria disponibilità, abbiamo bisogno di maestri che ci prendano per mano, indicandoci gli autori che non dobbiamo assolutamente perdere, le parole che dobbiamo leggere e che possono aiutarci. Il premio Formentor ha sempre raccolto questi maestri, offrendoci la loro intelligenza, la loro curiosità, il coraggio e l'esperienza. Partecipare a questa cerimonia e ospitare sul palco di Massenzio nel Festival Letterature, promosso dall'Istituzione Biblioteche di Roma, due vincitori del premio Formentor come Alberto Mangel e Mircea Cartarescu è un grande privilegio e ancora una volta una grande emozione, perché il premio Formentor rappresenta lo spirito e la filosofia di quei maestri di cui abbiamo oggi sempre più bisogno. Grazie mille. Ora, dopo queste piccole parole, abbiamo un grande regalo, perché grazie alla collaborazione con Rai Teche siamo in grado di
farvi vedere un breve filmato che riguarda proprio la prima edizione del premio Formentor nel 1961, sotto la spinta di Claude Gallimard, Giulio Einaudi e Carlos Barral, in quel luogo meraviglioso che appunto è Formentor. Vediamo il video. Per il numero 113, due nuovi premi letterari assegnati a Maiorca. Una malattia di stagione, l'allergia. Donato al Comune di Firenze un gruppo di opere di Ottone Rosai. Importanti premi letterari sono stati assegnati di recente a Formentor nell'isola di Maiorca. Il primo di essi, il premio internazionale degli editori di $10,000, è stato assegnato ex aequo allo scrittore irlandese di lingua francese Samuel Beckett e all'argentino Jorge Luis Borges. Ha proceduto all'assegnazione una giuria di letterati, critici, esperti delle varie letterature. Contemporaneamente, da 6 editori, 5 europei e 1 americano, è stato assegnato il premio Formentor per un manoscritto inedito. È stato assegnato allo spagnolo Gian García Hortelano. Anche a questo autore andranno $10,000, quale acconto sui diritti di autore e la pubblicazione simultanea del manoscritto in ben 11 paesi. Per un giudizio sugli autori premiati e sulla loro opera abbiamo intervistato alcuni dei maggiori esponenti della letteratura europea. Italo Calvino. Io ero membro della giuria del Premio Internazionale degli Editori, ma ho partecipato anche al Premio Formentor come consigliere dell'editore italiano. Il Premio Formentor è un premio molto nuovo perché è un premio per inediti internazionale. Sono stati presentati dagli editori, dai 6 editori concorrenti, 11 opere nuove di autori nuovi appartenenti a 7 letterature. Sono arrivati in finale il romanzo dello spagnolo Hortelano, che ha vinto, un romanzo di Claude Ollier francese, un romanzo di Douglas Wolfe americano, ed è stato pure considerato nelle discussioni finali un romanzo italiano, opera di un autore nuovo, Stelio Mattioni. Il titolo di questo romanzo è Il Sosia. Elio Vittorini. Sono molto contento che al premio internazionale degli editori sia stato risultato vincitore un grande scrittore di cui per il quale ho molta ammirazione da molto tempo, che è lo scrittore argentino Borges, che io considero della stessa importanza di scrittori come Faulkner e Hemingway. Spero che con questo premio potrà acquistare un'udienza di carattere internazionale. Alberto Moravia. Sono molto lieto che il premio internazionale degli editori sia stato assegnato a due scrittori del valore di Beckett e di Borges. Beckett è molto noto come scrittore teatrale, i suoi romanzi però non sono da meno delle sue commedie, sono molto interessanti dal punto di vista della tecnica narrativa moderna. Borges è uno scrittore importantissimo, uno dei maggiori scrittori di lingua spagnola e senz'altro uno dei maggiori della sua generazione in tutto il mondo. Premiando Borges abbiamo voluto additare al pubblico di tutto il mondo uno scrittore che dovrebbe essere più conosciuto, che ha dato nelle sue novelle un'immagine simbolica della condizione umana dei nostri tempi.
Credo che lo importante. Lo scrittore spagnolo Camilo José Cela ritiene molto importante che il premio internazionale degli editori sia stato assegnato a Beckett e Borges, ma personalmente avrebbe preferito che esso andasse a qualche altro candidato, che non ha potuto essere preso in considerazione perché membro della giuria. In particolare avrebbe visto con simpatia che venisse premiato, per il suo carattere esemplare nella letteratura europea, l'italiano Alberto Moravia. Però io particolarmente hubiera visto con gran simpatia, come esemplarità per la letteratura europea, che lo hubiera ricevuto e ammirato Alberto Moravia. Il maggiore esponente della scuola del nuovo romanzo francese, Michel Butor, ricorda i nomi degli scrittori rimasti fino all'ultimo nella rosa dei prescelti, per la letteratura italiana Carlo Emilio Gadda ed Elsa Morante, per la letteratura americana Henry Miller, per la letteratura cubana Carpentier e per quella francese Michel Léris. Eh bien, ce n'est pas un prix pour tout le monde et voilà ce qui me plaît. Il poeta tedesco Magnus Enzensberger si dichiara contento per la scelta di due opere non facili, ma soprattutto si compiace che si siano premiate non solo due opere letterarie, ma anche il coraggio e l'integrità di due figure solitarie che hanno spinto molto innanzi le loro esperienze a favore della letteratura e di noi tutti. Sembra una testimonianza emozionante che ci ha fatto piacere riproporre. Chiedo ora al Presidente del Premio Formentor di intervenire, Basilio Baltasar, che è l'autore di una delle sintesi più mirabili di questo premio, per definirlo, una congiura letteraria. Buongiorno a tutti. Distinguido vicesíndaco de la ciudad de Roma, Luca Bergamo. Distinguido Paolo Falai, director de las bibliotecas de Roma. Queridos amigos, en primer lugar, mi agradecimiento a esta ciudad, al ayuntamiento, al señor Bergamo, al señor Falai, que han hecho posible este encuentro y esta complicidad entre la cultura española e italiana y el encuentro entre Formentor y Roma. Es un honor encontrarnos hoy aquí, en este museo, en este estupendo escenario histórico y artístico para celebrar y compartir con todos los amigos la misteriosa continuidad del premio Formentor. Esta ocasión nos permitirá dos cosas. Una, recordar y homenajear los vínculos que el premio Formentor tuvo desde su nacimiento con la cultura italiana. El segundo, renovar las convicciones culturales de un premio literario que nació con plena conciencia de su responsabilidad europea. Egregi vice sindaco di Roma Luca Bergamo e Paolo Fallai, direttore delle biblioteche di Roma, cari amici, innanzitutto vorrei ringraziare il Comune e la città di Roma per averci offerto la possibilità di celebrare qui questa giornata. Quindi grazie per l'ospitalità e grazie di nuovo a Bergamo e a Fallai per permettere questo incontro culturale tra la Spagna e l'Italia e tra Roma e Formentor. È un onore poterci incontrare qui oggi nella sala Pietro da Cortona del Campidoglio, in questa cornice storica e artistica unica, per celebrare insieme a tanti amici la nuova edizione del premio Formentor. Questa è un'occasione che ci permetterà due cose. La prima è di ricordare i legami di complicità che il premio Formentor ha mantenuto sin dalla sua nascita con la cultura italiana e la seconda di rinnovare le convinzioni culturali di un premio letterario nato dalla piena consapevolezza della sua responsabilità europea.
el proyecto de concordia inteligente que dio la luz en Formentor mantiene vivo su sentido. Hoy, en unos momentos en los que debemos restaurar la dimensión cultural europea y prescindir decisivamente de cualquier conflicto tribal. Il progetto di armonia intelligente che ha visto la luce a Formentor mantiene vivo il suo significato oggi, in un momento in cui dobbiamo ripristinare la dimensione culturale europea e prescindere con decisione da ogni tentazione tribale. Hemos visto y oído en el documental de la RAI a los notables y admirados escritores italianos sentenciar el nacimiento del premio Formentor con un estilo, con una elegancia que hoy sigue cautivando a los amantes de las bellas letras. Abbiamo visto e ascoltato nel documentario RAI gli importanti e ammirati scrittori italiani annunciare la nascita del premio Formentor con uno stile e un'eleganza che continua ad affascinare gli amanti delle belle lettere. Ellos compartían una penetrante mirada literaria. Exigían la forja de la calidad intelectual y tenían un compromiso con la escuela del pensamiento europeo. Condividevano uno sguardo letterario penetrante, una qualità intellettuale e un elegante impegno nei confronti della scuola di pensiero europeo. La complicità di aquellos editores, escritores, críticos, professores e intellettuales, hombres y mujeres de letras, contribuyó en los años 60 a definir el canon de la excelencia literaria. La complicità di quegli editori, di quegli scrittori, intellettuali, professori, critici, uomini e donne di lettere, ha contribuito negli anni 60 a definire il canone dell'eccellenza letteraria. Il premio Formentor fu entonces il frutto di una conviczione profonda. Una società cultivata per la eminenza letteraria potrà proteggere il valore supremo del lenguaje y comprender el prestigio de las obras maestras, poner en escena la ambición política de las convicciones estéticas y entender la literatura como el vehículo de la conciencia contemporánea. Il premio Formentor era allora il frutto di una certezza profonda. Una società coltivata dall'eminenza letteraria sarà infatti in grado di proteggere il valore supremo del linguaggio e comprendere il prestigio dei capolavori, di mettere in scena l'ambizione politica delle convinzioni estetiche e di comprendere la letteratura come veicolo della coscienza contemporanea. Il premio Formentor commemora oggi, qui, nel Campidoglio, in Roma, la dissidenza letteraria y la vitalidad de una tradición estética y moral. Alienta el obcecado espíritu de la creación literaria, auspicia la severidad de los buenos lectores y rinde tributo a las grandes obras maestras. Fomenta el buen gusto, la admiración por lo mejor, la certeza de lo excelente y la elegancia cultural. Il premio, oggi qui al Campidoglio, commemora la dissidenza letteraria e la vitalità di un tratto estetico e morale. Ne incoraggia lo spirito testardo, incoraggia la severità dei buoni lettori e rende omaggio ai capolavori. Incoraggia il buon gusto, l'ammirazione per il meglio, la certezza dell'eccellenza e dell'eleganza culturale. La tarea que se ha impuesto el jurado del premio Formentor es hacer más nítida la diferencia entre redacción y escritura, entre ocurrencia y creación, entre invención e imaginación, entretenimiento y conocimiento. Il compito imposto alla giuria del premio Formentor è quello di rendere più chiara la differenza tra redazione e scrittura, tra evento e creazione, invenzione e immaginazione, intrattenimento e conoscenza. En definitiva, y para acabar, el premio Formentor quiere contribuir a la saludable plenitud
de una sociedad culta, apreciar la inmensidad estética de la escritura, reconocer la soberanía de la imaginación literaria, elogiar la integridad del lenguaje y la fuerza con que la literatura perfecciona el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo. Per concludere, il premio Formentor vuole contribuire alla sana pienezza di una società colta, apprezzare l'immensità estetica della scrittura, riconoscere la sovranità dell'immaginazione letteraria, lodare l'integrità del linguaggio e la forza con cui la letteratura perfeziona la conoscenza che l'uomo ha di sé. Grazie. Grazie a Basilio Baltasar per il suo intervento. Luca Bergamo. Grazie. Disculpe, ma non parlo spagnolo. Parlo italiano. Capisco lo spagnolo, ma non parlo in modo orrendo. Trattandosi di un premio di letteratura, garbatamente evito qualunque pantomima. Dalle parole di Basilio Baltasar, dal racconto delle ragioni per cui è nato nel 1961 il premio Formentor e nasce nuovamente a 50 anni di distanza, si dovrebbe capire abbastanza facilmente perché io in rappresentanza della città ho aderito immediatamente e con grande gioia alla proposta di incontrarci qua e ospitare a Roma i lavori della giuria. Dico si dovrebbe intuire rapidamente perché le parole di Baltasar ci raccontano di un'iniziativa che sfida editori e autori alla piena consapevolezza della funzione politica che l'esercizio della loro impresa e creatività ha, perché la formazione delle coscienze è una funzione politica, e su questo riunisce in un momento storico all'inizio degli anni 60 in cui la speranza di un futuro, cioè una grande proiezione verso il futuro, riunisce probabilmente le migliori intelligenze del mondo letterario editoriale europeo, penso ai Einaudi, Gallimard, Barral, ma poi tutti quelli che lì erano, e nel momento in cui da pochissimo era nata la Comunità Economica Europea, perché parliamo del 1958, quindi era uno straordinario e poi oggi vediamo anche negativo su scala mondiale, boom demografico, che però è espressione di una fortissima proiezione verso il futuro, di fiducia nel futuro di una gran parte della società, però un'intellettualità che si interroga profondamente sulle trasformazioni che ci sono necessarie in una società di massa e come l'emancipazione umana e quindi la possibilità di sostenere società coese, civili e democratiche, rispettose dei valori fondamentali che noi abbiamo costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, possano esistere, come non possono esistere senza una coscienza profonda del mondo in cui si vive da parte di tutti quanti, e quindi la funzione che la letteratura ha in questo esercizio. Il coraggio di riprendere in mano le fila lasciate nel 1967, nel 2011, in un mondo che è completamente diverso da quello, è visto da parte mia come un gesto di grandissima responsabilità e nei confronti di cui un grande rispetto. E come il grande rispetto e apprezzamento ho per le giurie che avete costruito nel corso degli anni, che sono qui presenti, per la qualità intellettuale che si esprimono e
per i giudizi che formano. Dunque era, diciamo, non solo ovvio, ma indispensabile che Roma si rendesse disponibile ad ospitare questo momento importante della vita del premio Formentor. Lo fa con piacere, con grande soddisfazione, e lo fa anche consapevole del percorso fatto in questi anni di valorizzazione, investimento sulle diverse iniziative che questa città dedica in generale al mondo dei libri, con il rafforzamento della fiera della piccola e media editoria, per esempio, che è un passaggio importante in un mondo in cui c'è una forte concentrazione dei poteri, invece riuscire a mantenere anche un'editoria molto diffusa è uno spazio di apertura e democrazia, e soprattutto con il grande impegno che le biblioteche civiche del Comune di Roma dedicano giorno dopo giorno a offrire opportunità di accrescere la coscienza contemporanea delle persone che sono più lontane dai luoghi del privilegio, cioè in quei luoghi estremi delle città dove abitano le persone ma dove le opportunità culturali sono modeste. È per questo che nell'accettare veramente con grande gioia la presenza del premio Formentor a Roma quest'anno, il primo punto, il primo passaggio è stato quello di creare il collegamento con le nostre biblioteche civiche, che ha prodotto anche, credo, un ulteriore grande arricchimento, che questo rapporto diventa parte del Festival delle Letterature. Dunque, Basilio, grazie a voi di essere qui, e bon chance in generale, da qui in poi, e benvenuti a Roma. Siamo al momento più importante della mattinata, con la lettura del verbale della giuria del Premio Formentor 2019, giuria presieduta da Basilio Baltasare, composta, sono qui presenti, Antonio Colinas, Marta Rebon, Eride Pittarello e Vittorio Gomez Pin. E chiedo alla professoressa Eride Pittarello, docente di letteratura spagnola a Foscari, di leggere il verbale della giuria. Dal Campidoglio della città di Roma, la giuria del premio Formentor de las Letras, costituita da Elide Pittarello, Marta Revon, Antonio Colinas, Víctor Gómez Pin e dal suo presidente Basilio Baltasar, dopo aver attentamente preso in esame il lavoro letterario degli autori candidati, individua l'opera della scrittrice francese Annie Ernaux e le assegna all'unanimità il premio Formentor de las Letras 2019. La coerenza narrativa di Annie Ernaux, rigorosamente messa in pratica per oltre 4 decenni, ha modellato una personalità letteraria dalla vigorosa voce femminile. L'autrice, dotata di eccellenti capacità di osservazione, allena il suo sguardo a un implacabile esercizio di veracità che penetra i recessi profondi della coscienza e il rovescio di avvenimenti apparentemente scontati. Il suo contributo alla ricchezza culturale della lingua francese poggia sull'uso efficace tanto del jargon e del franc-parler, che tengono conto di modalità espressive plasmate ai margini della cultura, quanto del linguaggio letterario depositato nelle grandi opere del passato. La singolare e sobria combinazione di scritture che Annie Ernaux accoglie con i chiaroscuri di un'esperienza individuale e collettiva che andrebbero altrimenti perduti. Rinunciando a compiacere le aspettative più appaganti del lettore,
Annie Ernaux ha interpellato la società del suo tempo con una crudezza insolita, difficilmente riscontrabile fra i suoi contemporanei. Impegnata con ostinazione sul fronte di una realtà che comprende tutto ciò che di sgradevole può segnare l'esistenza, Annie Ernaux dà testimonianza delle emozioni e dei saperi più scomodi della condizione umana. Nella letteratura di Ernaux, uno stile frantumato e aspro è messo al servizio di una commovente e terribile franchezza. Nei suoi libri il lettore trova tutto ciò che non osava pensare di se stesso e che in tal modo lo porta all'irreparabile redenzione del simulacro morale in cui è intrappolato. La rinuncia di Annie Ernaux agli accorgimenti che abbelliscono le imposture di ordine familiare e sociale costituisce uno degli apporti più ragguardevoli alla cultura letteraria del nostro tempo. Con ferrea volontà smonta il modello convenzionale di racconto e prescinde dalla logica conseguenziale dei fatti per fare della propria vita l'oggetto di una scarnita indagine etnologica. I libri di Ernaux si trovano all'incrocio della letteratura, delle scienze sociali e della documentazione fotografica per districare la natura di un io intriso di quotidianità e piegato alla gravosa fatica di vivere. Ernaux svela la condizione femminile senza pudore, condivide con il lettore l'intimità della vergogna e riflette nel suo stile spoglio la disordinata frammentarietà del vissuto contemporaneo. Senza smettere di avere a cuore gli umiliati e gli offesi che non hanno scampo, senza cedere alla tentazione ornamentale dell'egolatria mondana e resistendo alle coercizioni della fama, Ernaux ha firmato l'ammirevole creazione letteraria alla quale questa giuria assegna il premio Formentor della Letras. Grazie molto Aria De Pittarello per questa cosa, ringrazio anche la giuria di aver scelto una delle mie scrittrici preferite, penso che non c'entra molto, ma Annie Ernaux considero un gigante della letteratura europea. Vice Sindaco, deve fare un annuncio di una cosa che abbiamo deciso circa 30 secondi fa. Non è un grande annuncio, è ovvio, ovviamente noi invitiamo Annie Ernaux al Festival della Letteratura del prossimo anno e se possibile ci piacerebbe immaginare che tutti i prossimi vincitori del Formentor l'anno successivo siano ospiti del Festival della Letteratura di Roma. Chiedo ai colleghi giornalisti se ci sono domande. Non credo ci siano problemi di lingua, ma casomai ci fosse qualche piccolo chiarimento, Gaia Tocce ci può aiutare. Sono domande. Sì. Buongiorno. Sì, volevo chiedere al presidente Basilio Baltasar un poco. Sí. ¿Qué tal? Sí, quería preguntarle un poco si nos podía contar cómo había ido el proceso de deliberación, en fin, cuánto había durado y un poco para entender un poco las bambalinas de la decisión y un poco su punto de vista sobre esta decisión y la valía de la premiada. Disculpa, pero es que se ha oído muy mal y no he entendido el... La repito. No, discúlpame. No, simplemente ahondar un poco en el proceso de deliberación, si nos podías contar un poco cómo había ido, cuánto había durado, en fin, si había sido por unanimidad y profundizar un poco en el aspecto, en la valía de la premiada para, en fin, para intentar
buscar más el relieve del, sí, del premio. Muy bien, gracias. Come funziona il processo di deliberazione che porta alla decisione sul vincitore del premio Formentor? Se ci potete raccontare un po' come funziona. Cada año los miembros del jurado cambian. Cada año los miembros del jurado que participan en esta labor de búsqueda y selección de los candidatos intercambian toda la información. Hay que recordar que el premio Formentor es un premio al conjunto de una obra literaria, no a un libro, sino a la totalidad de lo que el autor ha creado a lo largo de su vida literaria. El proceso de deliberación dura a lo largo de 5 o 6 meses en los que cada miembro del jurado intercambia sus lecturas personales, sus criterios y de alguna manera vamos construyendo un acuerdo que normalmente ha sido por unanimidad y también en esta ocasión. Y respecto a Annie Ernaux, lo que le estaba comentando a Luca Bergamo, es una escritora terriblemente potente que ha demostrado a lo largo de casi 4 décadas una independencia de criterio, una independencia creativa ajena a la maquinaria coercitiva de la fama literaria. Dunque, ogni anno i membri della giuria del premio Formentor cambiano. Questi membri ricercano e selezionano le opere candidate al premio, quindi si dà vita ad uno scambio di informazioni tra i membri della giuria di quell'anno e i membri delle giurie precedenti. Il premio Formentor non è un premio dato ad un autore per un singolo libro, bensì è un premio conferito per l'insieme delle opere prodotte da quell'autore, quindi è un premio che viene dato alla vita letteraria di un autore. Il processo decisionale che porta alla scelta del vincitore del premio Formentor dura 5-6 mesi. Durante questi mesi i membri della giuria scambiano tra di loro letture personali e criteri di valutazione. Si arriva sempre ad un accordo che appunto decreta il vincitore sempre per unanimità, come è accaduto anche quest'anno con Annie Ernaux. Annie Ernaux, sottolineo, è una scrittrice estremamente potente e significativa, con un'opera letteraria che va avanti da quasi 40 anni e durante questo periodo ha mostrato la sua identità creativa totalmente aliena da qualsiasi costrizione della fama. No, scusate, non è una domanda, ma ci tengo, sono abbastanza emozionato in quanto non riesco a star seduto, a ringraziare la giuria di questa sorpresa straordinaria, la ringrazio a nome di Annie Ernaux e non sono sicuro che sia già consapevole della cosa, non so se l'avete avvertita, benissimo, lei non mi ha detto nulla perché altrimenti stavo già per mandarle un messaggio, la ringrazio a nome della casa editrice italiana perlomeno che ha pubblicato le opere di Annie Ernaux in quanto suo editore. In Italia il premio è un premio internazionale, ma essendo a Roma a riceverlo mi sento di dover fare in qualche maniera gli editoriali onore di casa. Ho anche il privilegio di essere il suo traduttore in Italia e quindi so bene il peso, l'importanza, lo spessore delle parole di Ernaux quanto sia prezioso per il nostro tempo. È stato emozionante vedere il filmato all'inizio in cui si premiavano autori del calibro di Beckett e Borges a un'altezza in cui c'era ancora una assoluta indecisione sulla pronuncia di un autore come Borges, no? Abbiamo sentito il giornalista che lo diceva in un modo, Moravia lo pronunciava in un altro, Calvino in un altro ancora, questo a dire che evidentemente il premio Formentor sì dall'inizio ci aveva visto giusto su autori che poi sono diventati il canone della letteratura del Novecento, Borges e Beckett su tutti, la presenza di autori così importanti in questa rinascita, diciamo, nel ventunesimo secolo del Formentor come
appunto Manguel o Cartarescu, e adesso Annie Ernaux chiaramente dimostra che sta continuando nella tradizione gloriosa del XX secolo. Grazie davvero per questo premio straordinario, per me una sorpresa assoluta, perché non ero consapevole. Se non ci sono altri interventi, chiudiamo qui ringraziandovi per la vostra partecipazione. Itemissa est, non lo posso dire, non c'ho ruoli. Non ha detto che